amici e amiche di TV City, bentrovati in una nuova puntata di Kick Off, la rubrica di calcio internazionale per dare uno sguardo a quello che succede in Italia, in Europa e nel mondo. In questa puntata torniamo a parlare delle qualificazioni al prossimo campionato europeo che si svolgerà in Germania nel 2024. Le 53 delle 55 federazioni europee erano suddivise in 10 gruppi da 5 o 6 squadre. Le prime due di ogni girone si qualificavano direttamente alla fase finale, più la Germania, padrona di casa, ovviamente quindi qualificata d'ufficio, e le ultime tre squadre provenienti dagli spareggi della Nations League, di cui parleremo più avanti. Cominciamo la rassegna dei gironi cominciando dal gruppo A, un gruppo che in realtà non aveva più nulla da dire. Infatti erano già qualificate sia la Spagna che la Scozia, che quindi avevano già staccato il pass per l'Europeo. Restava solo da stabilire l'ordine di classifica. Al primo posto si è classificata la Spagna dopo i successi su Cipro per 3-1 e poi sulla Georgia con lo stesso risultato 3-1 a segno per i georgiani, il napoletano Kvaratskhelia. Quindi Spagna che si aggiudica il primo posto con 21 punti davanti alla Scozia, che paga, diciamo, il pareggio contro la Norvegia per 3-3, tra cui l'autorete del napoletano Ostigard. Quindi Scozia che si chiude il girone con 17 punti al secondo posto, comunque qualificata. Al terzo posto la Norvegia eliminata con 11 punti, Georgia 8 e Cipro 0. Per la Georgia però ci sarà l'appendice degli spareggi di Nations League. Andiamo al gruppo B, dove c'era da assegnare il secondo pass oltre a quello che aveva già guadagnato la Francia, quindi i vice campioni del mondo erano già sicuri del posto, e al secondo posto si classifica l'Olanda, che batte l'Irlanda per 1-0 e poi va a dominare a Gibilterra con un rotondo 6-0, un gol anche per l'Atalantino Copminers. Quindi l'Olanda chiude con 18 punti alle spalle della Francia con 22 punti. La Grecia arriva terza, 13 punti, ma come vedremo è ammessa agli spareggi di Nations League. Irlanda 6, Gibilterra 0 sono eliminate. Da segnalare in questo girone un clamoroso risultato, quello tra Francia e Gibilterra, addirittura 14-0, il risultato in favore dei Galletti, in cui è andato a segno Mbappé con una tripletta, oltre al milanista Giroud con due gol, a segno anche l'interista Thuram e il juventino Rabiot, e questo è il risultato più ampio della storia della squadra francese, oltre che la sconfitta più ampia per la nazionale gibilterrina. Andiamo al gruppo C, il gruppo dell'Italia, Italia che doveva guadagnarsi il secondo posto alle spalle della già qualificata Inghilterra, e gli azzurri di Spalletti sono riusciti nell'impresa, prima battendo la Macedonia con un rotondo 5-2, tra cui una doppietta dello juventino Chiesa, e poi andando a pareggiare 0-0 sul neutro di Leverkusen contro l'Ucraina in quello che era un vero e proprio scontro diretto. Quindi dietro l'Inghilterra qualificata con 20 punti, l'Italia e l'Ucraina sono a pari punti 14, ma l'Italia guadagna l'accesso per via degli scontri diretti. Ucraina, che avrà accesso ai playoff, Macedonia 8 e Malta a 0, invece chiudono la classifica e quindi eliminate. Passiamo al gruppo D, gruppo che doveva decretare la seconda classificata alle spalle della Turchia, del CT Montella, che era già qualificata, e il secondo posto è andato a appannaggio della Croazia, che vince per 2-0 fuori casa contro la Lettonia, poi regola anche l'Armenia in casa per 1-0 e quindi guadagna la qualificazione con il secondo posto alle spalle dei turchi, 17 punti infatti per i turchi, 16 per la Croazia. Il Galles al terzo posto, 12 punti, sarà presente ai playoff di Nations League, mentre fuori l'Armenia, che ha lottato fino alla fine, e la Lettonia con 3 punti, armeni con 8 punti. Andiamo al gruppo E, un gruppo dove a sorpresa si è qualificata l'Albania al primo posto con 15 punti, al pari della Repubblica Ceca, anch'essa con 15 punti. Gli albanesi sono andati a pareggiare 1-1 in Moldavia, quindi qualificati direttamente, oltre allo 0-0 in casa contro le Faroe, ma era una partita più una festa che una partita, mentre i cechi hanno pareggiato in Polonia 1-1 in quello che era lo scontro diretto per il secondo posto. Quindi cechi qualificati con l'Albania appunto con 15 punti, Polonia 11 al terzo posto, però avrà accesso agli spareggi di Nations League, mentre Moldavia 10 e Faroe con 2 punti salutano la competizione. Andiamo al gruppo F, il gruppo dove non c'era più nulla da giocarsi. Infatti Belgio e Austria erano già qualificate, una nota a margine. Nell'ultimo turno c'era stato il problema della partita tra Belgio e Svezia, sospesa sull'1-1 per via degli incidenti che erano successi nella città di Bruxelles, che purtroppo hanno causato 2 vittime. La partita, che si giocava allo stadio Rebaldovino, era
stata sospesa sull'1-1, poi la UEFA ha omologato il risultato, quindi quell'1-1 è diventato un risultato definitivo, che però in realtà non ha avuto molto peso nella classifica. Infatti il Belgio era già qualificato, mentre la Svezia era già eliminata. Belgio che quindi chiude con 20 punti, anche grazie al rotondo successo sull'Azerbaigian per 5-0, in cui il romanista Lukaku è stato autore di una quaterna, quindi 4 gol che gli hanno permesso tra l'altro di diventare il capocannoniere delle qualificazioni. L'Austria ha chiuso con 19 punti dopo il successo esterno sull'Estonia e la vittoria interna sulla Svezia. Svezia che chiude a 10 punti, eliminata la squadra scandinava. Azerbaigian 7 punti, Estonia 1 punto all'ultimo posto, ma avrà accesso ai playoff di Nations League, e dopo vedremo il perché. Andiamo al gruppo G, un gruppo dove c'erano ancora in ballo i 2 posti per l'Europeo, se lo giocavano Ungheria, Serbia e Montenegro. Ce l'hanno fatta ungheresi e serbi. L'Ungheria è andata a pareggiare 2-2 in Bulgaria, quel punto è stato decisivo per la qualificazione. Poi ha vinto per 3-1 in casa contro il Montenegro, assicurandosi anche il primo posto, mentre la Serbia è andata ha giocato in casa contro la Bulgaria, il punto è stato sufficiente, il pareggio 2-2, il punto è stato sufficiente per la qualificazione. Ungheria che chiude quindi con 18 punti al primo posto, Serbia 14, Montenegro a 11 eliminato, così come la Lituania 6 punti e la Bulgaria che chiude all'ultimo posto con 4 punti. Andiamo al gruppo H, anche qui c'era molto da giocarsi, erano addirittura 4 le squadre che si giocavano la qualificazione, la spuntano la Danimarca e la Slovenia. I danesi vincono lo scontro diretto con la Slovenia per 2-1 e guadagnano la qualificazione, poi sconfitta ininfluente in Irlanda del Nord. La Finlandia invece chiude al terzo posto al pari del Kazakistan con 18 punti, ma entrambe le squadre sono ammesse ai playoff di Nations League, mentre Irlanda del Nord a 9 e San Marino a 0 sono eliminate. Anche qui da segnalare un evento storico, la nazionale di San Marino, che aveva già era già andata a segno nella partita contro la Danimarca nel turno precedente, in questo turno ha giocato 2 partite e in entrambe è andata in gol, quindi arrivando a 3 partite consecutive a segno, ed è una prima volta per la piccola selezione sammarinese. Infatti nel risultato di 3-1 la sconfitta in Kazakistan è andato a segno il giocatore Franciosi, mentre nell'ultima partita, quella persa in casa contro la Finlandia per 2-1, è andato a segno il giocatore Berardi su calcio di rigore proprio nei minuti di recupero. Quindi un piccolo record per la nazionale di San Marino. Andiamo al gruppo I, un gruppo che era monco nell'ultima volta, infatti alcune partite erano state rinviate, quelle della nazionale israeliana per le note vicende che stanno succedendo tra l'Israele e la striscia di Gaza. Israele doveva recuperare 2 partite, una persa in Kosovo 1-0, l'altra pareggiata in casa, tra virgolette in casa, visto che si giocava in campo neutro in Ungheria per 1-1, quindi si è rimessa in pari la nazionale israeliana, ma la qualificazione l'hanno raggiunta la Romania con 22 punti, che ha vinto lo scontro diretto con Israele per 2-1 e poi proprio con la Svizzera per 1-0, ma Svizzera che anch'essa è qualificata grazie al pareggio in casa contro il Kosovo per 1-1. La classifica quindi vede Romania prima con 22 punti, Svizzera 17 qualificate entrambe, Israele con 15 punti ma avrà accesso ai playoff, Bielorussia 12, Kosovo 11 e Andorra 2 punti invece sono eliminate. L'ultimo gruppo, quello J, vede il Portogallo chiudere a punteggio pieno, addirittura 30 punti in 10 partite, i successi in trasferta contro il Liechtenstein per 2-0 con gol del solito Cristiano Ronaldo e poi vittoria di nuovo per 2-0 contro l'Islanda, quindi Portogallo 30 punti. Seconda arriva la Slovacchia che vince lo scontro diretto con l'Islanda per 4-2 e si qualifica, poi bissato il successo in Bosnia per 2-1. Portogallo che quindi chiude con 30 punti, Slovacchia 22 qualificate, Lussemburgo 17, Islanda 10 e Bosnia 9 sono tutte e tre ammesse agli spareggi di Nations League, mentre Liechtenstein a 0 è eliminato. Partiamo, quindi ricapitoliamo le squadre qualificate per il gruppo A, Spagna e Scozia, per il gruppo B, Francia e Olanda, gruppo C, Inghilterra e Italia, gruppo D, Turchia e Croazia, gruppo E, Albania e Repubblica Ceca, gruppo F, Belgio e Austria, gruppo G, Ungheria e Serbia, gruppo H, Danimarca e Slovenia, gruppo I, Romania e Svizzera, gruppo J, Portogallo e Slovacchia. Queste sono le 20 squadre che si aggiungono alla Germania, che vedremo sicuramente alla fase finale dell'Europeo. Ma passiamo ai playoff di Nations League, in cui sono
ammesse 12 squadre, spareggi che si giocheranno tra il 21 e il 26 marzo del 2023, queste 12 squadre sono suddivise in tre percorsi, il percorso della Lega A, della Lega B e della Lega C. A questi spareggi avevano diritto di partecipare le squadre che avevano vinto il loro girone di Nations League, a meno che non si fossero qualificate direttamente dal girone di qualificazione. In quel caso il posto sarebbe andato alla prima squadra disponibile della Lega secondo il ranking. In caso di mancanza di squadre sarebbero state ripescate squadre di Lega inferiore. Cominciamo proprio dalla Lega A, che si giocherà, come detto, tra il 21 e il 26 marzo. La Polonia, che era squadra di Lega A però non ha raggiunto la qualificazione, se la dovrà vedere con l'Estonia, che in realtà è squadra di Lega D. Infatti la miglior squadra della Lega D, la Lega più bassa della Nations League, avrebbe avuto un posto in caso di mancanza di squadre nelle altre leghe, ed è successo nella Lega A. Infatti quasi tutte le squadre di Lega A hanno avuto accesso alla fase finale tramite il girone di qualificazione. Un posto vacante quindi spetta all'Estonia, che quindi giocherà contro la Polonia. L'altra partita del questa Lega è quella tra il Galles, che non ha raggiunto la qualificazione, contro una squadra ripescata dalla Lega B, ovvero la Finlandia. Quindi gallesi e finlandesi si giocheranno un posto nella finale di questa Lega A contro la vincente di Polonia e Estonia. Passiamo alla Lega B, che vede Israele, vincitore del suo girone di Nations League, affrontare l'Islanda, una squadra ripescata, in quanto altre squadre vincitrici dei gironi di Lega B hanno raggiunto la qualificazione, mentre la Bosnia, un'altra squadra vincitrice di girone, se la dovrà vedere con l'Ucraina, squadra che era inserita nel girone dell'Italia, che quindi ha accesso a questi spareggi di Lega B. Mentre passiamo alla Lega C, dove la Georgia, la squadra di Kvaratskhelia, se la dovrà vedere contro il Lussemburgo, mentre la Grecia dovrà giocare contro il Kazakistan. Ricordo le date, le semifinali, queste partite che vi ho elencato, si giocheranno il giorno 21 marzo, mentre la finale si giocherà sempre in partita unica il giorno 26 marzo, per gli ultimi tre posti gli ultimi tre squadre che avranno accesso alla fase finale del campionato europeo. Bene, si chiude qui il discorso per quanto riguarda le qualificazioni al campionato europeo. Se avete consigli o suggerimenti da darci, potete scriverlo nei commenti. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Kick Off. Ciao!